Anche questa sera sono qui in compagnia di Simon. Ma ti stai lavando? Piccola Simon. Sì, bella. Due. Simon, io vado di là, io vedo un po' su, vieni con me, e che mi porto dietro anche l'erba. Andiamo piccolo Simon, andiamo, vieni con me, vai Simon, veloce, dai, brava. Esco d'inzolona. Ciao. Mangia che c'è ancora qualcosa qui. Vieni patata, vieni. Certo che puoi. Ti faccio le coccole, amore mio. Non sei così bella. Eh sì. Sai che ci sono due gattacci qua dentro, però? Sono pericolosi. Uno specialmente. Sai? Ti piace, vero? Bello, piccola Simon. È bello qua, eh? Eh sì. Eh sì, ti piace, ti metti là amore, vabbè, buon pomeriggio. Allora, sono qua dai miei, adesso vado verso casa. Volevo sedermi ancora un po' qua visto che c'è il sole. Ci sono ragnatele qua, sì. Sappiate che oggi sono andata in bicicletta, ma ho fatto proprio neanche un chilometro perché ho male alle gambe, non ho muscoli. Li avevo fatti quando mi allenavo, cioè avevo un po' di muscoli, però avendo di nuovo smesso se ne sono andati. Ciao. Comunque niente, mio papà mi ha sistemato la bici, ho gonfiato un attimo le ruote, sono da gonfiare ancora però, e niente, ho provato ad andare. Prima sono andata un po' qui davanti casa perché erano da tantissimi anni che non ci andavo, ma quella bici è nuova, l'avevo usata però poi mi ero fatta male al tendine. Cioè, perché a me si infiamma spesso il tendine rotuleo e quando si infiamma quello poi non è che puoi fare granché, anzi, e quindi non l'avevo più usata, era lì accantonata. E siccome mio papà ha iniziato a andare a camminare e andare un po' in bici, allora mi sono fatta sistemare anche la mia, e perché mio papà adesso è in pensione, quindi può, do la notizia perché c'è gente anche del paese che guarda, e allora così sanno che sì, è in pensione. E quindi sta cercando di fare un po' di movimento, perché comunque altrimenti la vita è troppo sedentaria. Lui era abituato a muoversi molto. Ne ho approfittato e ho provato anch'io ad andare in bici. Sono andata fino alla fine di Borca, dai, più o meno. Però poi sono tornata indietro perché iniziavo a avere male alle gambe. Perché non avendo muscoli, poi non è neanche giusto sforzare subito, perché poi quando forzi troppo i muscoli poi lasci perdere, perché dici no, ho male e non fai più niente. Devo ancora comprare le calze per comprimere le gambe. E devo ancora farlo. Comunque devo iniziare ad utilizzarle anch'io.
soprattutto per quando sono ferma in ufficio, perché la posizione non aiuta per niente. Io mi sono messa anche un rialzo sotto i piedi, tengo sollevate le gambe, però lo stesso sto tanto tanto ferma. Poi mi alzo, faccio un giro di fuori, torno dentro, però comunque sono tanto ferma davanti al computer, quindi non aiuta per niente quel lavoro. E comunque sono anche molto sedentaria quando sono a casa perché non faccio più niente, avendo lasciato perdere anche gli allenamenti a casa. Vabbè, non posso pretendere di essere una modella, di essere magra. Insomma, oggi ho provato a usare sta bicicletta e ho fatto anche la salita qua di casa. Ho fatto una fatica, ma l'ho fatta. Dalle analisi è venuto fuori che ho di nuovo la prolattina un po' alta e una leggera carenza di vitamina D2 e D3. Ma non è preoccupante. Niente, ho iniziato a prendere l'inositolo, che è utile anche per altre cose. Quindi ormai ho preso 6 capsule e devo dirvi che ho già notato un cambiamento, nonostante sia solo questo il terzo giorno, ma ho già notato un cambiamento, ma se in caso ve ne riparlerò tra qualche mese, però per il momento, insomma, ho iniziato a prenderlo, ecco, e sono contenta per adesso. Cioè, se posso, tra virgolette, risolvere con un integratore, visto che non ho nessun problema grave, lo faccio. Cioè, ma chi ha voglia di andare a casa? Mi sta così bene qua. Se dopodomani porteremo la macchina a fare la revisione, perché dobbiamo tenerla ancora per 2 mesetti, più o meno 2 o 3 mesi, e la revisione scade questo mese, quindi... Oh, Celestino! Sono qui! Non mi aveva vista. E quindi niente, dopodomani la porteremo a fare la revisione. E la macchina nuova dovrebbe arrivare prima del previsto. L'arrivo era previsto per i primi di novembre. In realtà potrebbe metà agosto, settembre, primi di settembre. Staremo a vedere. Io sarei contenta se arrivasse prima. Però, insomma, staremo a vedere, ecco. Intanto dobbiamo fare la revisione alla Peugeot perché se no, chi va, con cosa vado a lavorare? In bicicletta? No. Troppi chilometri. Mi ucciderei. Ciao! Cosa fai? Mamma mia, sei un vecchietto e hai tanto caldo, vero? Sei sfinito. Celestino? Celestino? Sei sfinito, non vedi che sei sfinito? Sei stanchissimo. Da dove sei arrivato? Dai, stai un po' all'ombra. Lì invece c'è Fufi. È un vecchietto. Oh! Quello là è un vecchietto bacucco. Oh, Pisola! È l'ora della pappa? Celestino dei Celestini! Sono tutti svacation. Alfa non l'ho visto, ma sarà ancora nelle erbe alte a dormire, probabilmente. Mia mamma sta passando l'aspirapolvere. Mia nonna non è qua. No, non so dove sia. E io me ne vado. Io me ne vado. Stavo pensando, forse ancora... No, cioè, ero convinta di aver roba stesa a casa. Infatti adesso mi era venuto in mente, così tiro dentro... No, 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 non ce la posso fare. Io pretendo sempre di aprire la porta della macchina quando è chiusa. Sempre, sempre. Che colore brutto che ho qua. Qua c'è un colore un po' più normale. Va bene, dai. Ci vediamo, mi sa, domani. Domani perché in realtà non ho niente da farvi vedere al momento. Queste erano le cose che volevo raccontarvi.